Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Parità il derby lombardo fra Atalanta e Cremonese, i bergamaschi che non convincono restano in vantaggio fino al 92esimo, ma la Cremonese non si arrende e raggiunge il pareggio con questo storico gol di testa del suo portiere Rampulla. Michele Rampulla, una di quelle giornate che non si dimenticano per tutta la vita oggi. Sì, beh, è stata un... quando un portiere fa un gol non è difficile da dimenticare, anche perché penso che sia il sogno di tutti i portieri andare avanti e cercare di fare gol. Per il resto una partita da copione, Giorgi sfodera fin dal primo minuto il tridente Piovanelli, Bianchesi e Caniggia, ma l'argentino non dialoga con il gol da oltre tre mesi. Giannoni vuole dare ossigeno ad una classifica quasi da incubo, ma la retroguardia della Cremonese, con già 30 reti subite, è ulteriormente ferita dall'indisponibilità di Verdelli. L'Atalanta va subito vicino al gol con Piovanelli, la Cremonese cerca di contenere le fonti del gioco nero-azzurro e di agire in contropiede. I grigiorossi riescono anche a rendersi pericolosi, ma peccano di imprecisione. Con l'assenza di Perroni agli uomini di Giorgi manca un giocatore che sappia creare con fantasia e il modulo a tre punte non funziona se Caniggia, Bianchesi e Piovanelli non sono serviti dal centrocampo. I neroazzurri riescono ugualmente ad agguantare il vantaggio grazie ad un rigore per un inequivocabile fallo di mano di Bonomi, come dimostrano le immagini dell'operatore Francesco Senette. Realizza con sicurezza Bianchesi, 1-0. Nel secondo tempo la Cremonese cerca di riaprire la partita e l'Atalanta riesce a complicarsi la vita perdendo ad un quarto d'ora dalla fine Caniggia, troppo chiacchierone, espulso dall'arbitro Chiesa per proteste. I neroazzurri stringono i denti, ma non si accorgono di Michele Rampulla, che in un ultimo disperato tentativo abbandona la sua porta per aiutare i compagni. Ed è proprio il portierone grigiorosso a segnare la meritata rete del pareggio per la Cremonese, il primo gol segnato su azione da un portiere nel campionato di calcio italiano di Serie A. Perrone, grande assente di questa partita tranne gli ultimi minuti. Quando sembrava tutto facile per l'Atalanta, dopo il gol è iniziato il difficile. Come mai? Ma è stato difficile perché noi solitamente siamo abili a sfruttare gli spazi, mentre oggi non siamo stati in grado di colpire in contropiede. Signor Giannoni, per questa Cremonese quest'anno bisogna provarle davvero tutte? È incredibile, pareggiare con Rampulla alla fine della partita indubbiamente è un fatto un po' clamoroso. Fabrizio Ferron, questo gol di Rampulla, che so siete anche abbastanza amici fuori dal campo, così le è andato giù o no? Beh, non va giù per come è venuto, a partita ormai finita. Poteva fare con un altro, era la stessa cosa.